Sai spiegarmi che cos'è l'interesse composto? Interesse composto. Albert Einstein diceva che era l'ottava meraviglia del mondo. E io sono la nonna. E salve a tutti, carissimi investitori. Quest'oggi ci troviamo in spiaggia, più precisamente nel litorale laziale, per fare un po' di domande di economia e finanza personale ai giovani italiani. Il nostro intento è quello di chiedere quanto si interessano all'argomento, quanto pensano di saperne, ma soprattutto capire quanto ne sanno realmente attraverso delle domande che per me sono basilari per quanto riguarda gli investimenti. Che cos'è l'inflazione? Il funzionamento dei tassi di interesse e delle banche centrali? Che cos'è l'interesse composto? E chiedere di elencarmi i nomi della borsa americana e di quella italiana. Come da titolo, per rendere il tutto ancora più interessante, cercheremo di intervistare in modo alternato sia ragazzi che ragazze per capire chi si interessa di più, ma soprattutto chi ne sa di più. Quindi, carissimi investitori, mi raccomando. Non abbiate pregiudizi e guardate il video fino alla fine. Mettete like perché mi sono fatto 3 ore di camminata sotto al sole di agosto, iscrivetevi al canale e sappiate che all'interno del video mostrerò anche un modo per far fruttare i propri risparmi anche per chi non ne sa molto di investimenti. Carissimi investitori, abbiamo trovato il primo intervistato che sta emergendo ora dall'acqua. Ciao a tutti. Salve, tu quanti anni hai? 24 anni. Ci hanno detto i tuoi amici che stai studiando economia. Sì, faccio economia e finanza a Tor Vergata. Ah, quanto di interessi di economia e finanza personale? Abbastanza, sì, mi piace come argomento, anche perché sennò non lo facevo. Mi sembra giusto. Quanto pensi di saperne? Ma non più di tanto, dai. Mi interessa, ma ancora devo prendere la laurea triennale, quindi Rimani piano umile. piano, sì, rimango umile. 4 domande abbastanza semplici, però per capire più o meno uno quanto ne sa. Prima domanda, che è la più semplice: che cos'è l'inflazione? L'inflazione è quando si alza tutti i prezzi, diciamo. Di conseguenza, quando si alza il prezzo di una certa materia, di conseguenza anche altre materie si andranno ad alzare i prezzi. Seconda domanda, spiegare il funzionamento delle banche centrali e dei tassi di interesse. Ok, allora le banche centrali. La sa, si vede che la sa. Le banche centrali appunto hanno il compito di controllare le altre banche che sono nei diversi paesi, e mentre il tasso di interesse è quel tasso che fa crescere magari un determinato prestito chiesto da terzi alle banche. Ti chiedo ora di spiegarmi invece, nell'ambito investimenti proprio, l'interesse composto. Allora, l'ho fatto l'anno scorso. Mi sembra quando alla fine i tassi di interesse si vanno a, diciamo, a unire. Sì, C'è un vuoto di. più nello specifico per quanto riguarda gli investimenti. Ma può essere il tasso composto quando si suddivide in diversi semestri, no? No. No. Ultima domanda, se sai dirmi i nomi della borsa italiana e di quelle americane. Quanto di interessi a economia o finanza personale, anche semplicemente la gestione dei tuoi soldi? Boh, sono di 7 su 10. Pensi di saperne un po' di economia, di finanza personale, di come gira il mondo, diciamo, economicamente parlando? Così è così. Che cos'è l'inflazione? Un'agenzia? No, non lo so. Quanti anni hai? Ciao, 27, nome Salvatore. Ti interessi di economia, finanza personale, gestione del denaro? Allora sì, economia, la prima parte, diciamo, mi sono interessato a livello di studi, quindi sia a livello di triennale, quindi ho studiato all'Università La Sapienza a Roma, e poi magistrale, e poi pian piano anche con quello che sto facendo al lavoro, ho, diciamo, collegato la finanza al mondo anche dell'IT, quindi dell'informatica. Ah, è un bel Bello, settore, bel settore, sì, è parecchio. molto variabile. Ti chiedo quanto pensi di saperne di economia e finanza personale. Da 1 a 10 magari un 6, 7, perché diciamo che sono già parecchi anni che non mastico più quella parte lì, però vediamo, insomma, metto alla prova. Ci vogliamo Sì, provare. proviamoci. Che cos'è l'inflazione? L'inflazione, allora, praticamente quando i prezzi, diciamo, salgono sopra un certo livello di soglia, no? E quindi anche oggi, quando, ad esempio, a livello politico, quando sentiamo in televisione inflazione, sia che c'è stato un aumento dei prezzi sul mercato. Che ne so, il costo del latte, ad esempio, che ne so, da 1,80 euro al costo dell'inflazione tassato, che ne so, 2,10 euro, 2,20 euro, diciamo che è una maggiorazione del costo. Ok, che cos'è l'interesse composto? Interesse composto è la base fissa e variabile dell'interesse, se non sbaglio, non me lo ricordo. Ti chiedo adesso di spiegarmi il funzionamento dei tassi di interesse e delle banche centrali. Tassi, interessi, banche centrali. Allora, innanzitutto c'è una variazione dei tassi, ci sono da paese e paese, dipende anche dalla moneta, quindi c'è una Sì. variazione dei tassi. Su, ad esempio, la Banca Centrale Europea
c'ha un tasso, che ne so, di 5,2. E se vai ad esempio sul mercato Inghilterra oggi è 4,2, quindi di meno. Okay. Diciamo, da lì poi si stabiliscono l'andamento dei prezzi di mercato, quindi possiamo ricollegarci pure al fatto di prima dell'inflazione. Sì. Quando il tasso è maggiore, tu avrai anche maggiore inflazione sui beni che poi vai a vendere, sui beni di mercato. Mm-hmm. Almeno lo identificherei così, come un aumento dei prezzi, però variabile sulle diverse nazioni. Ti chiedo adesso di elencarmi, se li conosci, i nomi delle borse americane e della borsa italiana. Borsa italiana, borsa di Milano, tecnico, un aiutino. Fuzzimib. Ah, Fuzzimib, ok, sì. Le altre americane ce ne sono tre principali. Questa mi sa troppo, non la so. Età. Buongiorno. Buongiorno. 27 anni. Prima domanda è: quanto ti interessi di economia, finanza personale, anche banalmente la tua gestione del denaro? Poco, nulla, più nulla che poco. Ma sbagliando, non si fa. Infatti ti vorrei chiedere, pensi che invece uno dovrebbe saperne, chiunque dovrebbe saperne, o solo chi lavora nel campo? No, chiunque, anche perché quando comincia a lavorare, anche le gestioni comunque delle tasse, immagino, insomma, quanto vieni tassato, dove vanno a finire i tuoi soldi, quindi sì, dovremmo saperlo. Quanto credi di saperne di questi argomenti? Poco e nulla, anche perché ho iniziato a lavorare da poco e però bisogna imparare. Te la sentiresti di fare qualche domanda di economia generale? Per fare una brutta figura, sì. No. Vai, allora, sì, prima domanda, che cos'è l'inflazione? Questa è una domanda difficile. Allora, a livello concettuale lo sapevo, in questo momento farei una brutta figura, quindi mi astengo. Passiamo alla prossima. Vabbè, semplicemente quando si alzano i prezzi e il denaro vale di meno. Ok, bene, quindi una gelato, cosa imparata. Gelato in spiaggia costa di più di 10 anni fa. Ok. Uno dei motivi per cui è importante investire, perché se uno ha 10 euro sotto al materasso, se li tieni per 10 anni, quei 10 euro non ci compri più le stesse cose di prima. Ok, il valore del prezzo d'acquisto quindi cambia. Esatto. La prima ragione per cui uno dovrebbe investire è per non perdere denaro piuttosto che per guadagnare. Ok, molto chiaro. Okay. Seconda domanda, il funzionamento dei tassi di interesse e delle banche centrali. Sai, ogni volta al telegiornale dicono hanno alzato i tassi di interesse, hanno abbassato, sono rimasti invariati. Sì. L'ho sentito, ma non lo so. Semplicemente ogni stato, o per esempio l'Europa, ha una sua banca centrale. Okay. Noi abbiamo la BCE, che è la banca centrale europea. Sì. In America ce n'è un'altra. Semplicemente queste banche centrali governano tutte le altre banche e i tassi di interesse. Cioè quando tu vai a chiedere un prestito, hai dei tassi di interesse che tu devi rendere alla banca. Quindi più è alto questo tasso di interesse, più soldi tu devi ridare ogni mese alla banca. Alla banca. Viene da sé che quando i tassi di interesse sono bassi, è più facile chiedere prestiti, fare investimenti, comprare una casa e quindi l'economia va, diciamo, più veloce. Okay. Quando i tassi di interesse sono alti, tutta l'economia va a rilento, perché uno banalmente non può permettersi un mutuo, non può chiedere un prestito anche per aprire un ristorante, far girare l'economia, eccetera, eccetera. Okay. Altra domanda, che cos'è l'interesse composto? Questo è difficile. Abbastanza, però in realtà è semplice, però. Non lo so, prego spiegamelo. No, non lo so, te lo giuro, non so. Dopo questa inizierai a investire, perché dirai che figata. Praticamente, se tu investi 1000 euro e dal tuo investimento metti che investi nella borsa americana, no? Sì. Mediamente la borsa americana fa un 8% annuo da 100 anni. Ok. Ok, quindi tu investi 1000 euro, dopo un anno tu avrai guadagnato 8 euro. Sì. Poi ci devi pagare le tasse e sì, tutto. Che cosa succede? Che l'anno successivo non guadagnerai più l'8% su 1000 euro, ma guadagnerai l'8% su 1008 e così via. Che cosa succede? Che se tu ti guardi un grafico di come funziona l'interesse composto, tu inizi magari da una cifra bassa e poi inizi a fare così finché non cresce. È una curva, diciamo, in salita. Ok, quindi devo cominciare a investire. Esatto. Il messaggio subliminale è: prima lo fai e meglio è. Cioè, più guadagno. Sì, perché in termini di tempo. Perché all'inizio uno non guadagna quasi nulla, però poi crescono. Ok. Ultimissima domanda nel tuo caso specifico. Sì. Stai iniziando ad avere sì, gli stipendi. Se parte dei soldi che guadagni la metti o la metterai in qualcosa, un conto deposito, qualcosa che ti faccia rendere? Ma mi piacerebbe, dipende chiaramente dal tipo di contratto che ti fanno, da quanto prendi, chiaramente, anche perché poi, nel senso, vabbè, io ho iniziato adesso, poi immagino che dipenda anche dal settore in cui lavori. Se nel tempo vedrò di avere appunto una busta paga a livello proprio netto di stipendio che ti entra sufficiente. Che puoi mettere da parte qualcosa. Sì, esatto, sufficiente a poter mettere da parte qualcosa, sì, mi piacerebbe molto. Certo, prima magari documentandomi, non come a livello di oggi in questa figura bruttissima che sto facendo, però sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Grazie, comunque. Grazie. Sei stata di ispirazione, cioè qualcosa è servito. Studiate.
purtroppo in Italia, a differenza di molti altri paesi, facciamo ancora difficoltà a impegnarci seriamente nella gestione delle nostre finanze personali o almeno a far sì che i nostri soldi non perdano di valore a causa dell'inflazione. E sì che molti strumenti non richiedono neanche tutta questa conoscenza finanziaria così approfondita. Sto parlando per l'appunto dei piani di risparmio che permettono di avere degli interessi sulla propria liquidità senza fare nulla. E oggi voglio parlarvi di Freedom 24, il broker online che vi permette di ottimizzare i vostri risparmi grazie al conto D o i piani a lungo termine. Il conto D di Freedom 24 offre interessi del 3,89% in euro e del 5,34% in dollari, con interessi che vengono pagati giornalmente e la possibilità di prelevare in qualsiasi momento voi vogliate, nel caso aveste bisogno di liquidità. Ci sono poi i piani a lungo termine con interessi ben maggiori, persino del 5,99% in euro e dell'8,8% in dollari, per piani che possono durare 3, 6 o anche 12 mesi, con tassi bloccati al momento del deposito e interessi che rimangono invariati per tutta la durata del periodo prescelto. Tra l'altro, come ho già detto in altri video, Freedom 24 è quotato in borsa attraverso il gruppo Freedom Holding Group, che è quotato al Nasdaq, e come broker è classificato come rischio molto basso ed è questo il motivo per cui mi sento di consigliarvelo. Quindi, se volete far rendere i vostri risparmi, vi lascio tutti i link dei piani di investimento di Freedom 24 in descrizione. Se volete dire nome, età? Veronica, 31 anni. Simona, 30 anni. Se vi interessate al mondo degli investimenti, economia in generale o finanza personale, gestione del vostro denaro? No, molto poco. Anch'io molto poco. Pensate un po' di saperne, quantomeno qualcosina, magari alla parte del telegiornale dove parlano di economia, pensate di capirne qualcosa o non ci capite niente o stompate canale? Purtroppo anch'io. Voi come gestite i vostri soldi? Con le basi che avete. Gestisco molto male, non li gestisco proprio. No, cerco di accantonare delle somme di denaro, accantonare nel senso nel momento in cui entra lo stipendio, suddividere lo stipendio in base alle spese che ho nel mese. Ah, vedi, già c'è un principio, un principio di gestione finanziaria, ok. Sì, esatto. Li accantoni, li metti da parte senza investire, diciamo. Quel poco che si riesce a mettere da parte per il momento lo sto accantonando. A questo punto vi chiedo, secondo voi quanto sarebbe importante invece studiare un minimo, informarsi? Penso tanto perché ho l'esperienza però del mio fidanzato che invece... Okay. Che chiamiamo tra poco. Che tra poco chiamiamo, che sta cercando di avvicinarmi a questo mondo per farmi capire quali sarebbe i vantaggi. Ci prova. Esatto. Okay. Come si chiama lui? Marco. Ok, lo chiamiamo Marco allora. No, che per me sarebbe importante, cioè almeno mi darebbe una mano, però... Volete provare la prima domanda proprio più semplice? Questa può essere che la sapete. L'inflazione che cos'è? È prima lei. No. Va bene, chiamiamo Marco. Marco, serve aiuto qua. Età? 31. Ci hanno detto che tu sei più insider, diciamo. Un pochino. Ambito di studio, sei interessato? Ingegnere civile. Ti interessi di economia, finanza personale? Un pochino, sì. Per cultura personale. Quanto pensi di saperne? Diciamo le basi. Te la sentiresti di metterti alla prova? Proviamo. Che cos'è l'inflazione? L'inflazione è la variazione di costo di un paniere di, diciamo, di... Ha usato il termine tecnico, attenzione. Di, diciamo così, di non articoli, elementi, comunque sì, immaginiamo i beni di prima necessità. Okay. Quali per esempio il pane. E quindi quello viene monitorato dall'Istat e si varia la variazione del prezzo nei vari anni e quindi di conseguenza c'è l'inflazione, che è l'incremento del costo di questo paniere. In grandi linee. Complimenti. Ora ti chiedo il funzionamento dei tassi di interesse e delle banche centrali. Diciamo che il tasso di interesse essenzialmente rappresenta quello che è il costo del denaro, quindi più è alto il tasso di interesse imposto per esempio dalla BCE, più è alto il costo del denaro e per tutti noi consumatori. Ora, il funzionamento delle banche centrali, qui passo... Vabbè, sono quelle che devono regolare i tassi di interesse. Sì, esatto, la BCE per esempio, a settembre ci sarà una nuova scelta se tagliare o meno. Oh, è pure aggiornato in tempo reale, attenzione. Parlando di investimenti, che cos'è l'interesse composto? L'interesse composto è, ricordo la formula, no, vabbè, il presupposto, dovrebbe essere col patrimonio per uno più l'interesse tutto moltiplicato elevato alla n, che è il numero di anni, una cosa del genere. Quello è il vero punto forte di un investimento a lungo termine, perché man mano che il patrimonio aumenta e questo patrimonio aumenta negli anni, grazie all'interesse che si matura anno dopo anno, il patrimonio aumenta di conseguenza e quindi aumenta in maniera, tra virgolette, esponenziale, diciamo.
Ti rinnovo i miei complimenti. Ultima domanda, di dirmi i nomi della borsa italiana e quante ne sai delle borse americane. Il nome della borsa italiana? Mm-hmm. Il MIB, quindi la Milano sarebbe. Sì. Mi ricordo adesso l'acronimo. FTSE MIB. Però vabbè, ci stavi. Americane? Americane c'è lo Standard & Poor's 500. Okay. No, mi fermo. Standard & Poor's 500, non mi ricordo l'altra. Hai risposto al 98%. Complimenti. Tu fai personalmente investimenti? Sì. Sì, okay. Sì, sì, ho alcuni investimenti dal punto di vista immobiliare, dal punto di vista finanziario, per esempio fondo pensione, ETF, semplici azioni o piuttosto obbligazioni, titoli di Stato, quindi diciamo, abbastanza diversificato. Complimenti, davvero. Sono il classico amico di Marco che chiede a Marco. Età? 33. Quanto ti interessi di economia, finanza personale? Molto poco, non ho molto tempo da dedicare e soprattutto non ho tanti investimenti da fare a livello economico perché non me ne sono mai interessato, di conseguenza non so neanche come iniziare. Nel peggiore delle ipotesi poi uno si mette a studiare o chiede a Marco e risolve un po' la situazione. Nonostante il tuo basso interesse, pensi di saperne comunque un po' di più rispetto alla media degli italiani? No, nozioni generali che non mi portano ad avere poi la possibilità di fare investimenti sicuri, soprattutto quelli. Diciamo che cantoni i soldi in banca, quei pochi che ci sono, che rimangono, perché ormai fondamentalmente l'inflazione è aumentata tantissimo e il potere d'acquisto ancora peggio. Purtroppo non si riesce più ad avere il potere economico d'acquisto che c'avevamo nel 2012-2013. Ti dico che già molti non sanno cos'è l'inflazione, quindi già che tu ne sai parlare comunque ti mette poco sopra la media forse. Quello sì, probabilmente, perché nell'ultimo periodo se ne è parlato un po' di più col fatto dell'Ucraina, tutto quello che c'è stato, e adesso ci hanno speculato tanto sull'inflazione. Di conseguenza il risultato è stato che tutto quello che c'era prima è aumentato almeno del doppio. Ci abbiamo un problema in Italia e in Europa al momento, diciamo che lo stanno facendo apposta, credo, per il fatto che la Cina deve un attimino prendere terreno, soprattutto tutti i nuovi paesi in via di sviluppo, e noi cerchiamo un pochino di tenerci a bada. Non penso ci riusciranno, perché comunque gli italiani sono gli italiani. Però invece le domande che ho fatto a Marco, tu avresti saputo rispondere? Avrei saputo rispondere probabilmente alle ultime, perché i nomi, gli acronimi, quelli lì vengono detti e ridetti normalmente. Ok, quindi banche centrali, andamento della borsa, perché comunque te lo spalano sempre lì, sta sempre in TV, niente di più, perché poi per investire in borsa comunque devi essere, non ti dico un broker, ma devi seguire il mercato, ci devi stare appresso, cioè durante il giorno hai picchi importanti, devi starci dietro. Però magari per investimenti di lunghissimo termine. Investimenti a lungo termine, giusto i BTP, lì qualche volta ho acquistato, soprattutto anni fa quando stavano magari al 9%, quelli erano importanti. Beh. Poi ecco, vicissitudini e altre cose, fai prima a venderli che a tenerli, però chi l'ha tenuti adesso si trova sicuramente meglio. Beh. Ci sono più a quegli interessi. No, adesso no. No, al 9% era una cosa importante. Erano bei tempi. Erano bei tempi, sì. Ti senti pronta? No, però proviamo. Perfetto. Età? 22. Ti interessi un minimo di economia, finanza personale, investimenti? No, abbastanza, dai, facciamo poco. Un po' ti interessi? Più di economia o più sulla tua gestione dei soldi magari? No, sulla mia gestione dei soldi. Ok, quindi finanza personale. Sì. Ti reputi, diciamo, che ne sai abbastanza, ne sai un poco? Poco, dipende dalle domande, dipende, non lo so. Quanto reputi importante invece saperne di questi argomenti? Cioè pensi che sia importante per tutti, solo per alcuni? No, penso che una base ce la dovrebbero avere tutti. Chiaro che poi dipende anche dal tipo di professione che uno fa. Sì, secondo me è importante che almeno in generale un minimo di base ci sia. Allora, te la senti di fare qualche domanda? Proviamo, sì, ormai ci sto dentro, vai. Che cos'è l'inflazione? Quando si ha un aumento generale dei prezzi, un aumento di ampia portata. In parole semplici, tipo se si ha l'inflazione magari costa lo stesso comunque 2 euro magari il pane, però si ha l'inflazione, quindi è come se quei 2 euro in realtà sono percepiti di meno. Beh, so diciamo che si alza proprio il pane. Proprio cioè, il prezzo del, sì, in generale di ampia portata, i beni di ampia portata, insomma, si alza il prezzo. Ok. Quindi se si ha uno stipendio, anche se si percepisce di più magari uno stipendio, però se il valore si è alzato, tu comunque il prezzo è sempre lo stesso, quindi non hai effettivamente aumentato lo stipendio. Ok, quindi tu dici si alza lo stipendio, però allo stesso tempo si sono alzati anche i prezzi. Si alza anche l'inflazione, in realtà quindi il valore reale dello stipendio rimane lo stesso. Esatto. Che poi il problema in Italia è che gli stipendi non si sono neanche alzati. Vabbè, però quella è una cosa. Sì. Tu sai come funzionano le banche centrali o i tassi di interesse? Il tasso di interesse è quel tasso che si applica durante i finanziamenti, diciamo. Mm-hmm. Quindi quando magari la banca centrale, in questo caso, dà alle banche, perché poi il rapporto è tra banche. Sì. Se la banca centrale alza il tasso di interesse, significa che poi al momento del rientro dei soldi c'è una tassa che viene applicata sul prestito dato, insomma. Diciamo che la banca centrale fa un po' da capo, diciamo, decide per tutte le altre banche. Sì. E quindi lei impone dei tassi di interesse quando tu vai a chiedere un prestito a una banca.
sai dirmi come funziona l'interesse composto? No, non lo so. Tu investi in qualcosa? Te la sentiresti mai di investire? Ah, per il momento no, okay. Non investo. Domani sì, se ho un bene da investire lo investirei. Età? 19. Ti interessi un minimo di economia, finanza personale, gestione del denaro, investimenti? No. Pensi di saperne un po' nonostante il tuo scarso interesse o? Penso di sì. Possiamo iniziare con un piccolo quiz, te la senti? Va bene. Che cos'è l'inflazione? Quando il valore della moneta si alza. No. Che il valore della moneta rimane quello, cioè, però diminuisce il prezzo. È il contrario. È il contrario, vabbè. Quello, ma il prezzo sale. Il prezzo sale, sì, c'hai 2 euro, però 3 anni fa magari i gelati costavano di meno, mo costano sì, di sì, più. Sì. Sai spiegarmi il funzionamento o hai mai sentito, che ne so, al telegiornale parlare dei tassi di interesse e delle banche centrali? I tassi di interesse sono magari l'interrogazione di scuola. Io chiedo 10.000 euro, la banca mi chiede interesse del 2%, quindi dovresti dare 10.000 euro più il 2%. Sai spiegarmi che cos'è l'interesse composto per quanto riguarda gli investimenti personali? Interesse composto Albert Einstein diceva che era l'ottava meraviglia del mondo. Io sono la nona. Ultima domanda e poi ti lasciamo in pace. Se sai elencarmi o il nome della borsa italiana o il nome delle borse americane? La borsa italiana vuole... È la borsa di Washington, no? No. In Italia? No, ma chi? Quella americana. Ah, ok. FTS gruppo là. Fuzzi Mib. Quella americana, no? Quella italiana. Vabbè, dai. Okay, un applauso perché ho stato forte. Oh, carissimi investitori, siamo tornati al mio ombrellone dopo questa lunga passeggiata di interviste. La situazione è un po' quella che è. In realtà non ci sta, secondo me, tutta questa disparità tra ragazzi e ragazze. Ci sono state, anzi, forse mediamente più ragazze che ne sapevano, ma i ragazzi che ne sapevano erano più bravi delle ragazze, forse. Non ne ho la minima idea, però mediamente, diciamo, se la sono combattuta, mettiamola così. Vi ricordo che se voi non volete fare come alcuni all'interno del video, ma anzi volete far rendere i vostri soldi, vi lascio qui sotto in descrizione i piani di risparmio di Freedom 24 con interessi molto vantaggiosi, e in più proprio in questo periodo, se voi andate a depositare i vostri soldi sulla piattaforma, potete ottenere fino a 20 azioni in regalo, azioni anche comunque belle grosse, succose, quindi soldi gratis, prendeteli. E con questo bellissimo panorama io concluderei il video, anzi vi chiedo di scrivermi nei commenti se vi aspettavate questi risultati, ditemi anche cosa ne pensate di quello che avete visto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ovviamente sarebbe molto apprezzato, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, nel frattempo qua ci sono altri contenuti che potete vedere, qui sul mare, sul tramonto, ecco i video.